Sì, mamma, però ama cominciare delle giornate. Cominciamo, signora. Sì, però se lei mi spiegate... No, no, mi scusi. Mi posso? Sì, certo. Riparte. Scusi, signor Via, le dispiace se io prendo una sedia e mi seggo? Basta che potremmo cominciare, sì, strumento sì. Digi. Chiedo scusa un attimo. Ecco. Signor Villari, chi fa? Spugna una picchicetta? Come si dice, signora, sta buono uno? Fino a quando vuole l'auscio. Non c'è dubbio. Ecco qua, allora. Ecco qua. Si accomoda. Grazie. Non facciamo tanto pubrazzo? No. Capisco no. Che lei è una professionista. Possiamo andare? Vada, signor Villari. L'ACR Messina riparte dalla nomina dell'avvocato Giovanni Villari. Signor Villari, si cattò Messina, a posto di scia io, pare come sentia, il cuore mi parlava. Signora Mimma, si pigliava seggia, sta sottata. Perché, signor Villari, non so cattò Messina? Trattasi di omonimia. Cui, lei? Sì. Ma sono ammospottata però, signor Villari. In che senso? Tutto virale, è pure un... No, ma... non manco una malattia. Non è omo... omonimia, trattasi dello stesso nome, stesso cognome in questo caso. Ho capito. Villari io, Villari lui, ma io si chiama Giovanni. Ed è suo cugino. No, signora, non conosco, non ho visto mai. Vabbè. Forse lo incontreremo prossimamente. Certo, piacere, Oh, piacere, molto lieto, potremmo andare avanti. Vada, signor Villari, allora. L'avvocato Giovanni Villari come direttore generale al posto di Lello Manfredi. Vanno avanti anche le attività relative alla preparazione di altri segmenti strategici come l'area marketing, affidata a un'azienda toscana, l'arte dello sport, sponsor tecnico Givova. Ho capito tutto, signor Villari, ci vuole tanto, ho capito, devo andare al marketing Despar per cattare una confezione d'uovo, un'ora di discussione. Signora mia, ma se stasse, ma parla mia che oggi si scudava la pennula da pressione. Ma perché, signor Villa, lei parla... Scatta pazzescamente, mi sembra particolarmente alterata. Ma lei parla di marketing e di uova, io l'ho sentita. Ma voi signora, dice... signora Mimma, il marketing è un segmento dell'economia. Il marketing è... un ramo dell'economia. Un ramo tallaboro. Ma signora Mimma, il marketing è un mosso dell'economia. E ci vuole tanto, signor Villari, pure lei. Segmento. Perché non parla in italiano? Poi perché mi dice a mia? Deve parlare in italiano. Lo so, signora, ogni tanto sbaglio. Che le devo dire? Stare accanto a lei ogni tanto mi mette in soggezione. Va bene, andiamo. Possiamo avanti. Continuare? Andiamo avanti. Perciò Givova è lo sponsor tecnico, non c'entra un ente loro. No. È quello che gli fa la maglietta, va bene? Sì. Benissimo. Mentre il presidente Straguzzi, denominato da noi Stracazzi perché ci disse no alla cordata, sembra essere in esterna, cioè fora, per concludere accordi che possono garantire all'ACR, la società di calcio, stabilità durante il prossimo campionato. Perfetto. Uite il gioco precedente, bravo. Restando in tema dei palloni, è stato riconfermato presso la sezione di Messina il nuovo presidente degli arbitri di Messina. Bravo! E noi andammo e incontrammo. Ma è maritato? No, perché hanno un problema, sapo, l'abbo c'è appena c'è su un tuo campo e... Signora Mimma, però loro sono dei professionisti, dice che si chiudono i ricchi e si concentrano tutta partita. Va bene, signori, contenti loro. Contenti tutti? Eh sì. Vogliamo dare il servizio? Servizio arbitri. Quello è fallo, Non è sconosciuto. Ma io! Arbitro! Quanti anni hai, figliuolo? 11. Ecco qua, e becca questo limoncino. Siamo davanti alla sezione degli arbitri di Messina, intitolata a Salvatore Rizzo, per ovvi motivi di segretezza. Non è che potete venire cami mazzati di bastonati, non vi diremo l'indirizzo, ma sicuramente quello che vi possiamo dire è che il presidente ha ricevuto una nuova conferma per capitanare questa sezione per i prossimi 4 anni. Venite con me che lo andiamo a conoscere. I primi 4 anni possono essere un caso, ma i prossimi 4 ci sono due cose: o sei particolarmente gradito o ti cattasta a tutti con una picchipasta.
Diciamo che qua non c'è niente da comprare, né con la pasta né con niente. C'è da comprare con la tanta passione che è stata dedicata a questa sezione, a questi ragazzi. Perché vogliamo dirlo, tu sei stato riconfermato, voluto come presidente di sezione a Messina. Sì, mi sono candidato per il secondo mandato e non si è candidato nessuno, quindi questo forse è un segno positivo del lavoro svolto, ben svolto direi, da me, ma soprattutto da tutto il consiglio direttivo. Il 90% dei votanti hanno voluto nuovamente Massimiliano Lo Giudice. Perché un ragazzo ancora nel 2016 si dovrebbe avvicinare a questo mondo? Quali sono le motivazioni che dovrebbe avere e soprattutto cercare? Il nostro mondo è un mondo veramente particolare, solo chi conosce può capire la bellezza del nostro mondo, ed è una palestra di vita dove i ragazzi vengono formati, entrano ragazzi giovani a 15 anni e non escono perché hanno la passione di stare qua e diventano uomini. Noi seguiamo questi ragazzi quotidianamente e tutti i loro processi, sia quello arbitrale ma anche quello nella vita all'esterno. Ma noi, pur avendo una buona tradizione, vorrei ricordare che qui abbiamo un colosso messinese, insomma, che ci siamo ritrovati soprattutto anche in luoghi internazionali. Quando è che ritorneremo a vedere un arbitro messinese? L'obiettivo è quello di avere un arbitro nei massimi livelli e di avere il dopolanese. Ci stiamo lavorando. Reclutare arbitri oggi è veramente molto difficile. È difficile perché non ci sono strutture, è difficile perché non c'è cultura e spesso i casi di violenza è un deterrente negativo verso le famiglie. Purtroppo devo dire, e dico purtroppo, che per il terzo anno consecutivo la Sicilia ha la maglia nera delle violenze nei confronti degli arbitri, purtroppo. Nella speranza che da qui possa trovare successo non solo uno, ma più professionisti nei confronti delle massime serie di calcio, mi presenti qualcuno dei tuoi ragazzi? Mano, collezione! Nome? Antonio. Quanti anni hai? 20 anni. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a intraprendere questa carriera, quella dell'arbitro? Allora, fondamentalmente questo mestiere, diciamo che praticamente ti forma molto il carattere e ti mette proprio che devi decidere tu qual è la cosa giusta per te. Non importa quello che ti dicono gli altri, però devi seguire sempre quello che dici tu. Il momento di tensione si gestisce con la tranquillità sicuramente sul terreno di gioco che si deve avere in qualsiasi momento, non preoccuparsi se si rende conto di aver sbagliato, continuare sempre sulla propria strada. Quindi le mie motivazioni sono state principalmente: io ho giocato a calcio prima di essere arbitro e volevo provare la sensazione di vedere come si era dall'altra parte, diciamo, perché uno capisce solamente quando è dall'altra parte cosa è davvero essere arbitro di calcio. C'è qualcuno che gradisce? Ora però non ne dobbiamo fare un fatto personale. Quando siete al centro del campo e magari 20.000, 30.000, 40.000 vi possono dire «Oh, grandissimo cornuto di arbitro», voi come vi sentite? Anche questo è il bello dell'arbitraggio. Sicuramente offesi, però alla fine noi dobbiamo sempre pensare ad arbitrare e basta, non ci interessa quello che pensa la gente. E il tuo autorevole dei pareri che dici? Allora, l'arbitro è già in campo, è concentrato per la direzione di gara, in quel momento non sente nulla perché deve essere concentrato e non deve sentire assolutamente nulla. Queste sono le ultime parole del presidente relative a questa intervista per mezzo di DG. È tutto dalla sezione di Messina degli arbitri. A presto. Ha visto, signor Villari, pure lei gliel'ha detto però. Signora Mimma, le devo dire che comunque erano veramente tutti molto professionali, ci hanno ospitato molto bene. Bravi. Però signora, avia una vita che ci voleva fare sta battuta. Lo so. Ma è andata, sono amici. Era là tanto per scherzare. Certo. Ma adesso signora dobbiamo parlare di un servizio che sarà prossimamente lanciato sui cannibali. No, signor Villari, sì? Annibali aereo festeggiamo da nuovo Annibali. E vabbè, dico, è bravo, però tutti hanno Annibali. Signora,
Nibale sembrerebbe un telegiornale ogni sì, giorno. Sì, questo ma l'abbiamo sì. fatto ieri. Passa Nibale puro. Insomma, invece stiamo parlando qui di cannibali. Si mangiano i cristiani. Mangiano i cristiani perché la devo informare e anche degli spettatori. Purtroppo in questi giorni c'è stato un bruttissimo caso di cronaca. A Messina? A Messina. Ma... due persone a causa di un posteggio si ammazzarono di bastonate e ci sono state pure delle coltellate. Uno dei due sembra essere grave. Ma... e poi alla fine uno dei due ci desse pure un mozzucone. Non si fa così però, signori miei, ascoltatemi. Dovete stare calmi, dovete stare tranquilli. Ascoltate queste parole sagge. Non vi dovete fare prendere dall'enfasi della cosa. Voi dovete stare tranquilli, perché io capisco che voi avete dei problemi, capisco che non c'è lavoro, capisco che siete stressati, capisco che non arrivate a fine mese, capisco che c'è pure un problema già al municipio, che stanno combinando, che stanno combinando. Signor Villari, pure lei che non ne parla più, lo sa quello che stanno combinando? Per favore, servizio sui cannibali, ai ai. Peccato o per fortuna che la nostra non è la cultura degli aborigeni australiani né tantomeno quella dell'Africa nera. Viviamo in una civiltà che non è civiltà. Una banale lite in via Manzoni domenica pomeriggio per un parcheggio si è trasformata in un atto di violenza a tutti gli effetti. Un uomo ha inferto 6 coltellate e un morso al braccio di un giovane ed è poi fuggito. La vittima di 34 anni ha chiamato il 118 per essere soccorso e portato in ospedale dove è stato ricoverato. Finalmente! Il mio braccio è nuovamente intero! Camminare con un coltellino in tasca e poi, non del tutto soddisfatti delle ripetute coltellate agli arti superiori, inferiori e glutei, terminare l'opera con un morso. Do you know how to realize? È chiaro che parlare di cannibalismo significhi voler estremizzare, ma è altrettanto palese che se da anni si verificano episodi come questo, o anche più gravi, occorre fermarci a riflettere. Bulli nelle scuole che offendono, picchiano e prendono a morsi i propri compagni, morsi, sputi e cazzotti tra autisti e passeggeri che non pagano il biglietto sui mezzi pubblici, per non parlare delle liti tra maschi alfa o tra coppie gelose, lobby delle orecchie strappati e non siamo sul ring con Mike Tyson. E se i bambini morsicano e fanno i cosiddetti orologi ai compagnetti, per rabbia o per intimorirli, diverse le dinamiche di chi, seppur cresciuto, non si è mai evoluto, oppure accusa fortemente l'enorme crisi e degrado che negli anni ha portato i messinesi a perdere tanto, anche evidentemente il lume della ragione. L'indifferenza è l'ottavo vizio capitale, diceva Don Gallo, e aveva ragione, perché alla fine viviamo tra cattiveria e indifferenza, con la consapevolezza che il genere umano sa essere molto, molto crudele. Oh, anche questo servizio della Frasina è andato a buon fine, anche il suo appetito sembra che in effetti sia stato domato, sembra, giusto? Era di suo gradimento? Potremmo dare i saluti visto che Mezzo TG finisce qui? Buon Mezzo TG a tutti e soprattutto a domani, arrivederci, arrivederci.